Ora si Partiamo da. registrerà la conferenza. Sindaco è presente, consigliera Bettinelli, Presente. Caputo, Ceccarelli, Ci sono. Cocucci, ho comunicato che non poteva essere presente, poi Cucchi, De Marchi. De Vito, Del Ben, Presente. Di Stefano, Presente. Festa, Presente. Finiguerra, Fusco, Griguolo. Presente. Impiombato Andreani, Presente. Mantoan, Mantoan, non rispondo, Maviglia, ok, Presente. Piscina, Pozzoli, Pruiti. Scusate, De Marchi Presente. presente, ma non riuscivo a prendere il tasto, non mi si sbloccava. Ci sono. Grazie. Poi Pruiti, Presente. Segala, non lo vedo, poi Variato, Presente, buonasera. Vassallo, Presente. Veneroni. Presente. Villani, non c'è. Ora Caputo e Manto. Mantova ci sono. Sì, Caputo. Aspettiamo che risponda. Ok, Presente. e Mantoan. Sono presente. Ok, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17 presenti, la seduta è legale. Prego, sindaco. Bene, allora, ascoltatori, Griguolo, Pruiti e Variato. Ok, anche qui chiedo un minuto di silenzio per la memoria di Silvio Berlusconi. Procediamo con i nostri lavori. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è l'approvazione in via definitiva del rendiconto gestione 2022 che ha appena accolto il parere favorevole della conferenza. Non credo che Veneroni debba riillustrare, però dica lei, oppure se ci sono ulteriori domande rispetto anche a quello che abbiamo discusso ieri. Certo. Ma diciamo che è stato ieri abbiamo adottato il rendiconto del bilancio 2022, oggi nella conferenza dei sindaci è stato quindi espresso parere favorevole, non ci sono state grosse diciamo, domande, tranne chi ha spiegato perché era contrario, ma per altri motivi non legato al bilancio stesso. E quindi non ci sono state grandi domande, è stato illustrato come ieri in sala di Consiglio metropolitano con le slides. Io penso aver fatto insieme con la collaborazione degli uffici, dottor Matassi e la dottoressa Tarini, abbiamo presentato questo grande lungo lavoro
che ci ha portato, ecco, ad approvare ieri, oggi, avere anche il parere favorevole dei sindaci. Non aggiungo nient'altro. Ecco. Grazie. Ci sono interventi? Passiamo. Mantova aveva segnato presente? Sì, sì, ho segnato. Passiamo all'appello per la votazione, che qui dobbiamo appunto approvare come proposta di delibera e poi anche immediata eseguibilità. Quindi vi chiedo di esprimervi su entrambi i quesiti, quindi partiamo dal sindaco. Favorevole e favorevole. Bettinelli. Favorevole e favorevole. Caputo. Favorevole e favorevole. Ceccarelli. Favorevole e favorevole. De Marchi. Favorevole e favorevole. Del Ben. Favorevole e favorevole. Di Stefano. Contrario e contrario. Festa. Favorevole e favorevole. Musco. Contrario, contrario. Griguolo. Favorevole, favorevole. Impiombato Andreani. Ci sente? Proviamo dopo. Mantoan. Favorevole, favorevole. Maviglia. Favorevole, favorevole. Guiti. Favorevole entrambi. Variato. Contrario, contrario. Vassallo. Favorevole entrambe. Veneroni. Favorevole, favorevole. Ok, riproviamo con impiombato. Sì, scusate, la connessione mi aveva proprio buttato fuori. Favorevole, favorevole. Allora, grazie. E anche il consigliere Piscina. Sono arrivato. Arrivato, ok. Dica. Contrario, contrario. Ok, allora, consiglieri 18 presenti e votanti hanno votato contro Di Stefano, Fusco, Piscina e Variato, 4, e gli altri a favore è approvata. Bene, il secondo punto dell'ordine del giorno, come sopra, ieri abbiamo parlato del piano strategico triennale, la conferenza di servizio ha preso atto e ha approvato, dobbiamo andare all'approvazione definitiva. Anche qua, se non ci sono interventi, chiedo al segretario di procedere all'appello per la votazione. Allora, qua non è richiesta in eseguibilità, quindi partiamo dal sindaco. Favorevole. Bettinelli. Favorevole. Caputo. Favorevole. Ceccarelli. Favorevole. De Marchi. Favorevole. Del Ben. Favorevole. Di Stefano. Astenuto. Festa. Favorevole. Fusco. Astenuto. Griguolo. Favorevole. Impiombato Andreani. Favorevole. Mantoan. Favorevole. Maviglia. Favorevole. Pruiti. Favorevole. Variato. Favorevole. Vassallo. Favorevole. Veneroni. Favorevole. Poi Piscina. C'è anche Piscina. Piscina. Astenuto. Quindi 3 astenuti, Di Stefano, Fusco e Piscina, tutti gli altri a favore, è approvata. Abbiamo un terzo punto all'ordine del giorno, dobbiamo nominare un componente del consiglio direttivo del Parco Sud, Parco Agricolo Sud di Milano, in sostituzione del consigliere metropolitano dimissionario. Credo che Ceccarelli voglia proporre un nome. Sì, prego. Volevo proporre il consigliere Paolo Festa come candidato alla carica.
per subentrare al posto ovviamente di Beatrice. Grazie. Anche qua credo che possiamo andare alla votazione che ritorna duplice proposta di deliberazione immediata eseguibilità. Prego, segretario. Partiamo dal sindaco. Favorevole, favorevole. Bettinelli. Favorevole, favorevole. Caputo. Favorevole entrambe. Ceccarelli. De Favorevole, favorevole. Marchi. Favorevole, favorevole. Del Ben. Di Favorevole, favorevole. Stefano. Favorevole, Festa. ma si tratta della mia persona, favorevole, favorevole. Grigolo. Favorevole, Impiombato Andreani. favorevole. Mantoan. Favorevole, Maviglia. favorevole. Favorevole, Cina. favorevole. Astenuto, astenuto. Bruiti. Favorevole entrambe. Variato. Astenuto, astenuto. Vassallo. Favorevole entrambe. Veneroni. Favorevole, favorevole. Quindi Mi ha dichiaro. saltato. Ha saltato. Sì, prego. Fusco. Astenuto, astenuto. Allora, ha votato in 18, astenuti in 3, Fusco, Piscina e Variato, tutti gli altri a favore, quindi approvata. Bene, prima di chiudere il Consiglio, ho appena firmato il conferimento delle deleghe ai consiglieri metropolitani che vi reggo rapidamente, poi ovviamente verranno comunicate ufficialmente. Al vice sindaco e consigliere metropolitano Francesco Vassallo, le deleghe alla pianificazione territoriale, pianificazione strategica, campus digitale, comunicazione personale e organizzazione. Alla Bettinelli, affari istituzionali, zone omogenee e protezione civile. Daniela Caputo, infrastruttura intesa come strade provinciali e protezione civile. A Paolo Festa, ambiente. A Marco Grigolo, mobilità. Impiombato Andreani, turismo, marketing territoriale, parchi e aree protette. Giorgio Mantoan, sviluppo economico, politiche giovanili, rapporti con il sistema dell'università, forestazione urbana e progetto Forestami, coordinamento dei fondi europei. Maviglia, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, politiche energetiche e l'idroscalo. Rino Pruiti, innovazione tecnologica, agenda digitale metropolitana, legalità e beni confiscati alle criminalità. Ceccarelli, politiche abitative di area vasta. Dario Veneroni, bilancio e patrimonio. Daniele Del Ben, la delega alle funzioni del presidente del Parco Agricolo Sud Milano. Ovviamente tutto ciò sono subordinate alla verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità incompatibilità che noi riteniamo proprio esserci. Ok, vi ringrazio tutti e ci sentiamo in questi giorni. Se ho novità anche a voi per domani ve le comunico. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona giornata. Arrivederci.